buongiorno a tutti. Direi che se vi accomodate tutti quanti, iniziamo. Ecco, oggi diciamo è un'occasione speciale dentro il corso di sociologia, appunto, che stiamo svolgendo, in quanto appunto, vogliamo approfondire uno dei temi che stiamo anche trattando. Stiamo trattando un po' la società contemporanea con i suoi fenomeni della globalizzazione, con le sue, diciamo, forti tendenze, con le novità che sta portando appunto sul nostro scenario. E uno dei temi sicuramente è quello dell'immigrazione, delle grandi migrazioni globali che in tutto il mondo si stanno svolgendo. Quindi stiamo un po' guardando questo fenomeno insieme, nel contesto, ecco, di questo cambiamento epocale che da 20-30 anni stiamo vivendo. Stiamo cercando di leggere questo fenomeno sia vedendo dei dati, perché diciamo molte volte si favoleggia, direi quasi, parlando di questo come di altri fenomeni. La dimensione della comunicazione è estremamente importante, però in primo luogo anche appunto rendersi conto delle dimensioni reali dei fenomeni. Questo oggi è particolarmente importante perché anche l'altro giorno parlavamo di questo termine che è uscito in questo periodo dopo le elezioni americane, che si chiama post-verità, in cui, diciamo, tutti dicono quello che credono, più che altro per impressionare l'uditorio, non importa, diciamo, se questo ha un riscontro nella realtà o meno, no? È un fenomeno che in realtà non nasce assolutamente oggi, perché appunto vediamo i vecchi media, specialmente appunto alcuni, che tendono esattamente a dire quello che il loro pubblico si aspetta, indipendentemente, magari creando appunto dei fenomeni mediatici di vario genere, ma anche nei social network vediamo appunto fortemente queste tendenze che amplificano queste emozioni collettive. Quindi noi siamo in un periodo in cui la comunicazione e le emozioni collettive giocano un ruolo estremamente importante. E proprio per questo diciamo che la sociologia cerca di mettere un po' di razionalità, un po' di analisi appunto prima di tutto dei dati, però anche dei meccanismi appunto della comunicazione sociale, di come questi impattano sulla popolazione, sulla gente, e quindi di come la gente rimane influenzata da queste grandi ondate, diciamo, di emozioni collettive. Il nostro fine però è un po' anche, direi quasi, prendere le distanze da queste emozioni così coinvolgenti per preparare delle persone, appunto degli operatori. Dicevamo appunto, abbiamo qui davanti soprattutto degli operatori nel settore educativo, dell'educazione professionale socio-educativa appunto, e dei comunicatori che potranno andare, diciamo, in varie direzioni nella loro attività pratica. Quindi preparare degli operatori che non siano semplicemente succubi, direi quasi, diciamo, di queste emozioni, ma ne sappiano prendere le distanze e sappiano attrezzarsi per affrontare le situazioni reali di persone concrete nelle varie fasce d'età in cui si troveranno ad operare. Tra l'altro proprio qui lunedì abbiamo fatto un seminario con due onorevoli che stanno presentando un nuovo progetto di legge sull'educatore professionale, e questa figura appunto verrà ulteriormente normata, sperando che si arrivi alla fine di questo percorso, perché è uno degli esempi in cui, ecco, il bicameralismo, diciamo, sta prolungando o rischiando di non portare a conclusione una legge da lunga attesa e di cui avremmo particolarmente bisogno e auspicio, insomma. Quindi sicuramente è importante che questa figura anche cresca. Abbiamo anche dei grandi numeri, dicevo prima, non so se tutti hanno sentito,
ma siamo partiti, cioè 4-5 anni fa il corso era intorno alle 100 persone, quest'anno, oggi abbiamo raggiunto le 250 iscritti, quest'anno nuovi, solo per il corso di educatore e 220 per il corso di comunicatore. Quindi diciamo qua ci sono presenti tutti e due, adesso non ci sono naturalmente, molti si stanno continuando ad iscrivere, direi in ritardo rispetto a momenti, diciamo, momenti quasi concludiamo il corso e le iscrizioni sono ancora aperte, c'è un po' questa disincrasia, devo dire un po', che una volta i tempi un pochino erano diversi, comunque diciamo abbiamo davanti una popolazione molto, molto ampia che appunto cerchiamo di formare attraverso anche esperienze di tirocinio, anche esperienze pratiche. Qui stiamo facendo diversi tipi di esercitazioni anche con l'aiuto appunto di collaboratori, di persone che aiutano in questo corso per cercare che ognuno abbia, per così dire, un suo approfondimento, cosa che ovviamente non è facile con questi grandi numeri. Comunque, per ritornare al tema di oggi, appunto il problema dell'immigrazione, dicevamo, è uno dei temi che stiamo esaminando sia nella lezione generale sia in una delle esercitazioni. Sappiamo che la presenza di queste correnti migratorie, la loro accoglienza, è un fenomeno che impatta su tutte le popolazioni. Appunto, vediamo la popolazione europea, italiana, ma anche diciamo, quella di altre aree in cui questo problema è diventato sempre più centrale, sempre più rilevante, ma nello stesso tempo ineludibile. È direi una necessità, è direi un banco di prova in cui l'attuale fase diciamo comporta, ma appunto anche il fenomeno del come si affrontano queste problematiche, così come ce ne sono state in passato diverse altre e probabilmente ce ne saranno in futuro delle altre, come si affrontano i problemi sociali reali che ci sono, è anche questo un fenomeno globale. Tanto per dire, l'Italia diciamo è ormai nota a livello mondiale proprio per la sua capacità diciamo di affrontare in buona misura attraverso appunto la flottiglia, attraverso tutta l'organizzazione che comunque c'è stata in varie parti d'Italia, affrontare questo fenomeno. Quindi è una specie, chiamiamolo, di merito che poi va distribuito sulle tantissime persone, sulle migliaia di persone. Abbiamo visto persino dei film ormai, una letteratura che è cresciuta su questo, sia sui drammi, che certamente ci sono giornalieri purtroppo, no? Bambini, persone che perdono la vita, vessazioni, eccetera, eccetera, ma anche diciamo, sul grande sforzo che tante persone hanno messo in campo per permettere appunto di affrontare dignitosamente questa situazione e per riuscire poi ad accogliere, che è un processo che non è solo di qualche momento, ma è un processo tra l'altro che sta andando avanti da molto tempo. E il modo con cui si affrontano questi problemi è molto dirimente perché da una parte diciamo abbiamo le difficoltà, ma dall'altra abbiamo anche delle opportunità, per chi sa vederle, delle opportunità sia per esempio sentiremo in alcune di queste esperienze una possibilità di curare alcuni aspetti della vita collettiva o dei beni comuni, ma soprattutto direi per l'investimento nelle persone che ci può essere e che quando appunto un investimento riesce potrebbe anche dare dei frutti a medio e lungo termine, per esempio quando molte persone che sono venute qua potessero ritornare nei loro paesi e continuare a stabilire delle relazioni di reciprocità con il nostro paese. Ecco, io credo che il seminario di oggi, l'occasione di oggi sarà importante perché fino adesso abbiamo necessariamente parlato di questi fenomeni nelle grandi dimensioni, oggi vediamo delle situazioni concrete, reali e
nella loro combinazione, direi anche, ecco, perché molte delle esperienze di cui sentiremo parlare non sono a sé, non sono isolate, ma sono in un quadro di risorse che delle comunità locali, come quella di Ferrara in questo caso, dentro all'Emilia Romagna, diciamo, stanno mettendo in campo appunto per rispondere al meglio a questa problematica che è emersa in particolare, è una problematica aperta da tempo, ma diciamo negli ultimi anni ha subito una varianza, non si parla più genericamente di migrazione, ma di profughi, di rifugiati, di persone che fuggono appunto da guerre e da situazioni molto difficili. Quindi questa poi è la specificità di questo momento.